Searching for music for your next video? You need to check out our list. Eccoci! Quanti spettatori già connessi. Oggi ci sono soltanto io, purtroppo, o per fortuna per voi. Non so cosa vi aspettavate. Scusate il ritardo, ho avuto un quarto d'ora di lavoretti da fare, tra le quali la selezione accuratissima delle varie coppette. Non so se si vede, ecco, questa è la prima fascia, poi abbiamo la seconda, la terza e la quarta. Inoltre ho preparato la lavagnetta portatile con i nostri bellissimi quattro gironi dicono meglio così. E io, siccome oggi siamo un po' di fretta, anche perché incastrare questa live è stato un po' un mezzo miracolo, andrei direttamente ad estrarre le prime fasce. Innanzitutto, l'audio si sente? Da casa? Casati solito? Parla, eh sì. Casati ha avuto un weekend abbastanza tosto, che l'ha reso inagibile per 4-5 giorni. Ah, ottimo! Quindi si sente benissimo. Sono molto contento. Si sente la musica di sottofondo natalizia? Perché l'ho aggiunta, ma mi sa che non va. Se qualcuno mi dà la conferma, possiamo partire direttamente con le estrazioni. Ah, ottimo, ottimo. Intanto, come state in chat? Tutti bene? Tutti belli cariche? E carichi? Perché ho visto che c'è anche una ragazza. Per quello ho detto cariche. Eccoci qua. Allora, siamo pronti? Sono super contento di aver raggiunto, che abbiamo raggiunto noi del Globass, noi del team, le 64 coppie. Sono di livello particolarmente alte alcune, e infatti il livello medio è circa 3,2, che per essere un livello medio su 64 partecipanti è bello elevato. Quello che ci auguriamo è che, insomma, i gironi siano i più equilibrati possibili, e poi, per carità, ci saranno i gironi di ferro come l'ultima volta e i gironi magari un po' più facili. C'è da dire che poi alla fine quelli che sono rivelati i gironi più facili in verità erano poi quelli più equilibrati, quindi diciamo da una parte o dall'altra speriamo che, insomma, ci siano belle partite e una bella atmosfera. Vedo che siamo 14-15 partecipanti, quindi direi possiamo già iniziare ad estrarre.
L'estrazione si comporrà di due parti, la prima parte dove andremo a estrarre naturalmente le prime fasce e poi successivamente seconde, terze, quarte. E poi la seconda estrazione sarà un'estrazione, diciamo, in più per andare a definire chi avrà il piacere di giocare nel campo centrale, che è un po', diciamo, un cult, è come giocare a San Siro, insomma. Quindi ci sarà anche un'estrazione in più per cercare di premiare con la fortuna chi potrà giocare nel campo centrale. Allora, parte ufficialmente l'estrazione. Vi voglio un po' più attivi sulla chat, eh? Non vedo che nessuno che scrive. Allora, prima coppia estratta. Sì, ho preso l'uno, sì. Galimberti, Davide e Tommaso Orsenigo. Cazzo, ma non si vede così. Forse qui? Sì, vabbè. Allora, facciamo che vi fidate, perché sennò ogni volta ad avvicinarmi non riesco. Punteggio Playtomic 4.7. Vanno direttamente nel girone A. Quindi scrivo Davide... Tommaso Orsenigo. Scusate, oggi sono sia quello che estrae, sia quello che scrive, sia quello che conduce. Poi, nel girone B. La coppia dell'ultimo minuto, attenzione. Tato Morabito e Torito Cordoba. Quindi un giocatore di molto alto livello. Nascondi i sacchi di soldi che ti hanno dato. Magari. Quindi Tato e Torito. Quarta testa di serie, tra l'altro. Prossimi estratti. Andrea Bredice e Nicolas Anderson. Allora, di Bredice... No, è Torito, è il cugino in verità. È comunque molto forte, non è Tolito. Però ho parlato con il suo compagno e a quanto pare l'ha invitato lui. Diciamo è molto forte anche lui, cioè non... È prima fascia per un motivo. Andrea Bredice e Nicolas Anderson, quindi Bredice, Anderson. Ottimo, abbiamo la nostra ottava testa di serie, quindi era, diciamo, l'ultima della prima fascia. Al quinto posto Matteo Colnaghi e Marco Annunziata, che vanno ad aprire il girone D. Quindi Colnaghi, Annunziata. Sì, ma è una missione scrivere così. Ok, meglio così. Siamo ancora alla prima estrazione. Francesco Baccellieri e Domenico Furfari. Grande Mimmo. Quindi scrivo Furfari, Baccellieri, che aprono il girone E, mentre il girone F va ai vincitori dell'ultima edizione, quindi Vismara, Cimino, nonché gli unici vincitori a partecipare ancora a un'edizione del Globasso. Cosa molto particolare. Quindi Vismara, Cimino. Chissà se riusciranno a riconfermarsi anche al Juggle in trasferta. Eccola qua, la prima testa di serie. I favoriti dati alla mano con Playtomic. E che sono Nicolo Monte e Flavio Colombo. Quindi Lomonte e Colombo.
che vanno ad essere la prima fascia del girone G. Girone finale, che non l'abbiamo chiamato girone H perché siamo al Juggle, l'abbiamo chiamato girone J. Quindi il girone finale, se tutto va come deve andare, è appunto di Cenderelli e Rinaldi. Quindi Cende e Rinaldi. Ok, abbiamo definito, così come potete vedere, le prime fasce. E adesso, diciamo, cominciamo un po' con gli intrecci. Quindi direi di andare direttamente alla seconda coppettina. Questa verrà rimpiazzata da questa. Si vede che è il 2, sì. Seconda fascia, dove ci sono anch'io. Grazie. Grazie, un po' di fan. Dicono che sono bello. Divento rosso adesso. Sono molto carico per questa edizione. Allora, nel girone A, con Tato, no, con, scusate, Davide Galimberti e Tommaso Orsenigo, vanno Fabio Borroni e Mario Figini. Quindi seconda fascia vanno loro. Quindi Fabio Borroni e Figini. Bello incontro, bello incontro. Seconda fascia, cioè secondo girone. Nel girone B, con Tato e Torito, vanno Francesco Ronzoni e Lorenzo Ronzoni, i cugini. Si sono beccati il classificato ATP, i due Ronzoni. Vabbè, sarà una bella partita, dai. Alla fine la palla è rotonda. O no? Anche se giro, i Ronzoni non vincono. Commentano da casa. Ok. Nel girone C, con Bredice e Anderson, vanno, attenzione, Massimiliano Felten e Stefano Marzorati. Quindi la nostra coppia... Faccio vedere per chi non ci credesse. Eccolo qui. La nostra coppia contro Bredice e Massimiliano e Stefano Marzorati e Felten sono chiaramente in fascia 2. Quindi Felten, Marzorati. Beh, bello scontro. Girone D, con Colnaghi e Annunziata, Massimo Ruggirello e Ruggero Loffredo. Quindi Ruggirello Loffredo. Anche questa coppia mi è stata detta essere molto solida. Magari può essere la sorpresa del prossimo Globus. Girone E, con Furfari e Baccellieri, Giacomo Mariani e Luca Momentè. Eccoli qua! Altri due volti storici del Globasso, che si incrociano con un altro volto storico, chiamiamolo così, che è Mimmo, no? Quindi Moro e Mome. Bello il girone, eh? Bello. Girone F, contro Vismare Cimino, Stefano Pompeo e Alberto Lunardi. Anche loro, mie vecchie conoscenze universitarie, quindi è tanto che non li incrociavo, non so se mi interessa, però ve lo dico lo stesso. E mi fa piacere creare all'interno del Globasso l'occasione per rivedere vecchi amici. Quindi Lunardi... Comunque, ottimi giocatori, seconda fascia. A voglia. Girone G, contro Nicolò Monte e Colombo,
che ricordiamo erano le teste di serie, vanno Umbe e Torcello, quindi la Fede e Umbe, la Chicca e Umbe. Saranno partitoni, io già lo so. Umbe e la Chicca. Attenzione. Contro Cenderelli e Rinaldi vanno a giocare Chiara Giaquinta e Luca Rampoldi, che sono, diciamo, l'ultima coppia a chiudere la seconda fascia. Quindi Giaquinta. E Rampoli. Ok, anche questa coppia mi hanno detto, giocano spesso al Juggle e sono davvero una bella coppia, quindi c'è da stare attenti a tutte queste. Attenzione, c'è chi ci si è collegato adesso, mi dicono Luca Momentè 9312, non so se è un fake o è proprio lui, però abbiamo appena finito le seconde fasce, Luca Momentè con Giacomo Mariani si sfideranno contro Domenico Furfari e Francesco Baccellieri, quindi ha uno dei tanti fake, allora penso che i fan possano seguire le vicende del Mome per via di altri canali. Fantastico. la prima fascia è così. Allora, girone A con Galimberti e Orsenigo e Borroni e Figini. Venire. Sono in 13 spettatori. Cos'è? La live. Vi presento mia sorella che adesso farà da assistente. No, non vuoi. Dai, vieni a salutare. C'è qui la telecamera. Ciao, dov'è? C'è sia qui che qui. Ciao. Ma c'è qualcuno che conosco? Beh, c'è Chip, Mome, tutti i ragazzi dell'altra volta. Ciao, Ambra, vedi? Ti saluto. Ma cos'è, oh. Twitch? Sì, è Twitch. Allora, sorpresone. Sì, aspetta, che ce n'ho uno in mano da un'ora. Sorpresone, nel primo girone, le sorelle Figini scontrano il fratello che è nello stesso girone, quindi nel girone A. Quindi, Figini. Derby in casa, derby. Vai, estrai pure, da qui. No. Ah, oh, tanto si fida. Sì, finché sono io non faccio mica magheggi. Allora, Marco Lucchetti e Maurizio. Che vanno nel girone B, quindi Lucchetti. Ma non li conosco. Maurizio. No, non li conosco neanch'io, sono sincero. Ah. Sempre. Io. Allora, no, voglio trovare una persona.
si viene eliminati, ahimè, dal torneo. Procediamo con la quarta coppetta, dove ci sono le restanti coppie. Spero di averti risolto il dubbio, Fabio. Fabi, 999. Ho letto Fabio. Allora, nel girone A, con Galimberti, Borroni, Figini, vanno Jonathan Pancera e, attenzione, Tony Fasone. Grandi. Allora, Johnny sicuramente farà un'ottima prestazione, visto che è un mese che non gioca. E invece Tony è il vincitore in carica del Globazzo. Quindi, grande coppia. Grande coppia. Dai, Siete contro Mario e contro Gali, quindi più o meno volti che già conosci, Johnny. Studiati giorno e notte le loro partite, che tra l'altro trovate sul sito di YouTube del Globasso, e prepara la sfida al meglio per poter arrivare tra i primi due classificati. Al girone B, chiude il girone B, Jordan Morgantini e Fabian Del Co, che sono la coppia neoentrata del torneo, trovata oggi. E quindi Jordan e Fabian. Ah, poi per chi volesse, pubblicheremo sul nostro canale Instagram, che poi è il canale principale del Globasso, i gironi effettivi con tutti i nominativi e gli orari delle partite. Il torneo inizia alle 13. La prima partita sarà un attimo dopo. Ah, eccolo lì. Grande Fabi, grande. Quindi la prima partita comincerà alle 13:30. Ottimo, dalla Svizzera con furore. Grandi ragazzi. Ci avete eliminato i mondiali, ma va bene così. Diciamo così. Allora, girone C. Alessio Borghi e Stefano Colombo. Eccolo qui, il vecchio presidente che l'altra volta ci ha fatto su un mezzo macello perché non si trovava il suo nominativo durante l'estrazione. Quindi Colombo, Borghi. E completano il girone C. Ah, quindi gioca contro di me? Non me ne ero neanche accorto. Ottimo, ottimo. Bello tosto, un bel girone, cazzo, stavo un attimo realizzando. Va bene, girone di Domodossola, lo vanno a chiudere Alessio Nespoli e Gianluca Cesana. Grandi. Ecco qua. Infine, mica, ma che canzone mortorio questa però, eh. Io va bene tutto, però. Ah, perché è finita la musica di Natale. Eccolo. Scusate, stavo cambiando canzone. Scusate, mi sono perso via. Cesana doveva essere in prima fascia, sì, prima fascia. Quindi Cesana e Nespoli chiudono il girone D e chiudono il girone E, la coppia, vediamo un po', Matteo Ferrari e Samira De Stefano. Quindi Ferrari e Samira chiudono il girone E. Attenzione, quanti partecipanti comunque, un sacco di nomi nuovi. Siamo davvero contenti di questa cosa. Ah, la new entry, Ilaria Miele con Gabriele Bergamo, completano il girone F. Grande tete. E
completano il girone G di Globasso. Daniele Scandurra e Francesco Malagesi. Ok, ultima coppia estratta che va a chiudere il girone J e tutto il tabellone. E sono Luca Allievi e Stefano Riboldi. Quindi un'altra coppia del Juggle. Allievi e Riboldi, ho detto. Ed è così concluso il nostro torneo. Metto via un attimo le coppettine. Ed eccolo qui, il tabellone finale. Così si vede, forse. Non è che si vede granché, eh. Oddio. Questo è il tabellone finale. Come vedete, tantissime partite. Saranno esattamente nella fase a gironi 3, 6 per 8, 48 partite, 48 set. Per fortuna abbiamo 6 campi questa volta a nostra disposizione e direi anche tante belle partite da venire a vedere come spettatori. Niente, detto questo, andremo a aggiornare l'orario, la fascia oraria del torneo in un nostro post su Instagram, il nostro classico post, quindi seguite direttamente la nostra pagina, chi non la segue già. E niente ragazzi, io direi che possiamo concludere la live, anche perché ho un impegno per le 8, quindi anch'io sono abbastanza tirato in questo periodo natalizio. Spero di vedervi in tantissimi al torneo, anche se non dovete partecipare, noi siamo sempre contenti di avere gente nuova che viene a vedere, che viene a giocare, che viene anche soltanto a provare a entrare in questo mondo del padel e il mondo del Globasso. Mi farebbe piacere scambiare gli auguri di Natale, anche perché questa edizione è nata un po' per chiudere quello che è stato il primo anno di Globasso, quindi farsi gli auguri o salutarsi è una cosa a cui teniamo molto e quindi niente, vi dico, se riusciamo ad invitare anche persone fuori dall'ambiente del padel, non so, amici, familiari, ragazza, ragazzi, eccetera, noi siamo solo che contenti, conoscere volti nuovi, brave persone, perché alla fine quando ci lega uno sport, secondo me, è una cosa sana e bella. Esatto, vale la pena passare anche perché Casati ballerà per tutti noi, balleremo i soliti balli natalizi d'oratorio. Il ballo del pinguino mi dicono essere uno dei cavalli di battaglia di Chip, di Casati. Quindi niente, venite in tanti. Grazie mille di averci seguito in questa live. Se avete altre domande scrivetele adesso nella chat, così almeno ci togliamo gli sfizi. Come forse non è passato, non so, per i canali eccetera nostri comunicativi, sappiate che saranno 3 i nostri sponsor. C'è chiaramente il nostro massoterapista ufficiale, che ormai è la quarta edizione che viene al Globasso. Yes. Allora, il tabellone non è che si capisce granché perché l'ho scritto così un po'. The Bomberman, chi sarebbe? Aspetta, così. Ah, ciao Danny. Vuoi sapere contro chi sei? O lo sai già? Comunque te lo faccio vedere da questa telecamera, spero si veda. Allora, dovresti essere qua.
contro Furfari, contro e Francesco, contro Moro e Mome, e contro Ferrari e... ecco, vedi, non mi ricordo più cosa ho scritto. Comunque, ottime partite, c'è un bel livello, cerca di impegnarti al massimo. Spero tu ti sei allenato durante questo mese. Detto questo, ragazzi, vi saluto, che la live ormai è finita. Pubblicheremo tra pochissimo, grande Danny, pubblicheremo tra pochissimo il tabellone direttamente sul nostro profilo Instagram. Ciao a tutti, grazie di averci seguito, e chi magari non può passare, vi auguro un sereno Natale e delle bellissime feste.